Eccoci qui, finalmente ritorna il calcio che ci piace. 2015-2016, siamo in diretta qui su Fle TV, canale 218 del Digitale Terrestre, in diretta streaming su www.badinelpallone.it. Da Marcello Mancino, davvero ben ritrovati. Finalmente al calcio che ci piace per la seconda stagione consecutiva. In questo lunedì 12 ottobre 2015 finalmente ripartiamo. Ripartiamo davvero con tanti sforzi, con tanti sacrifici. Davvero voglio ringraziare di cuore tutto lo staff che mi seguirà in questa avventura. Fino al 12 giugno andremo in onda ogni lunedì e venerdì, come di consueto, però questa volta in diretta, quindi sempre in diretta dalle 14 alle 15 e la replica alle 21, ovviamente su Fly TV. Beh, vi voglio presentare come sempre lo staff del calcio che ci piace. Davvero tantissime novità in questa stagione. Prima di tutto voglio salutare Enrico Presicci che guiderà le telecamere, quindi ci farà i nostri primi piani qui in trasmissione, e tanti auguri di buon compleanno al nostro Lucio Costantini, il nostro regista. Auguri di cuore a Lucio. Ma ho detto, ci sono tante novità. Allora, prima di tutto voglio presentare colui che mi affianca quest'anno nel calcio che ci piace. L'ho voluto fortemente, un amico, il mister e giornalista del Lussi Puglia, Diego Marzulli. Ciao Diego. Ciao Marcello, buongiorno a tutti i telespettatori e un ringraziamento a Fly TV, soprattutto per l'ospitalità fissa di quest'anno, no? Quindi faccio intanto gli auguri a Lucio per i suoi 18 anni, credo, vero Lucio? E al di là di ciò, insomma, ti ringrazio a te personalmente. Grazie a te Diego, ovviamente con Diego cureremo anche la grande novità di questa. Eccolo qua, adesso ci vedete. Abbiamo svelato in anteprima quello che è la scenografia totale, perché io davvero voglio ringraziare di cuore gli amici della Visual Trend per questa splendida scenografia di quest'anno, uno studio completamente rinnovato, una scenografia davvero molto bella. Con Diego poi cureremo anche la parte tecnica con una lavagna, diciamo, speciale qui in trasmissione, ma l'avete intravista, la parte femminile, il nuovo volto femminile del calcio che ci piace. Quindi potete iscrivervi, ecco, al gruppo ufficiale Facebook Il Calcio che ci piace, ma soprattutto mandare tante domande al nostro numero WhatsApp. Interagite con noi in diretta, vi vogliamo davvero sentire numerosi. Sin da quest'oggi vi presento, ovviamente poi Loredana darà lei i contatti. L'ho accennata appunto, Loredana Capolizzi. Ciao Loredana, Ciao, ciao a tutti, grazie. benvenuta. Loredana, qual è il numero per interagire con noi in diretta? Allora, potete inviare le vostre domande in diretta al numero su WhatsApp 391 4826 524 Allora, oppure su Facebook iscrivetevi al gruppo Il Calcio che ci piace. benissimo, ripetiamo 391 4826 524, quindi mi raccomando, scriveteci tanti messaggi su WhatsApp. Eccolo prontamente da regia inquadrato. Lucio, lasciamo qualche secondo il numero, così i nostri amici da casa possono interagire con noi. Come di consueto, i portali web che collaborano con noi, voglio ringraziare quindi per aver rinnovato anche quest'anno con www.solobari.it, ovviamente con barinelpallone.it, l'ho detto in apertura di trasmissione, siamo in diretta streaming. Basta cliccare sul banner ufficiale della trasmissione del calcio che ci piace, si apre la diretta streaming appunto della trasmissione, quindi con www.solobari.it. Eccolo qua, adesso Lucio Costantini ci mostra anche il post ufficiale della trasmissione. Eccolo qua, perfetto, con cui appunto abbiamo presentato la puntata, questa prima puntata stagionale del calcio che ci piace. Come sempre, un affettuoso saluto al direttore Cristian Montanaro, mio personale amico di www.palogol.it, e un ringraziamento ovviamente a tutti i pazzi per la Bari, un gruppo Facebook che ci supporterà in questa avventura del calcio che ci piace, con Loredana Capolizzi che è amministratore, e le grafiche di questa stagione del calcio che ci piace sono curate da Luca Luisi per il sito www.pensieribiancorossi.it. Beh, ovviamente dovevamo fare un inizio di presentazione ben importante, perché davvero sono tante le persone che collaborano con noi. Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor, fondamentali per l'avvio della stagione del calcio che ci piace. Velocemente ve li vado a salutare, li vedrete ovviamente già
in onda su Fly TV nel palinsesto, ovviamente, con il promo ufficiale, quindi, del calcio che ci piace. Voglio ringraziare Quick Move Traslochi, noleggio di autoscale, deposito arredi, e saluto quindi l'ingegnere Gianni Paternoster e Dominga Stagapete, www.quickmove.it, il Portico dei Fiori di Francesco Smaldino in via Fatiguso numero 15 a Cassano Muge, il sito web www.ilporticodeifiori.it, creazioni floriali e matrimoni esclusivi, e soprattutto anche un altro nostro main sponsor, l'Hotel Gabbiano di Mora di Bari in via Piero Delfino Pesce numero 24, sito web www.hotelgabbiano.biz. Poi ovviamente ribadisco ancora, siamo già in onda con, su Fly TV, con il promo ufficiale del programma, quindi potete vedere già in onda i nostri sponsor. Detto questo, gli ospiti di questa prima puntata stagionale Calcio che ci piace, li ho voluti fortemente, sono degli amici, dei grandi professionisti. Quest'anno vi svelo, il Calcio che ci piace vuole alzare il livello tecnico proprio della sua trasmissione, quindi con ospiti sempre preparati e dando spazio molto anche alla tattica, alla tecnica proprio delle nostre squadre. Ricordo sempre la FC Bari 1908 in primo piano nella prima parte e nella seconda dedicata al calcio dilettantistico, al calcio di provincia di Bari, appunto, della sua importante provincia. A fianco a me sono davvero contento di avere Vincenzo Tavarilli. Ciao mister. Ciao, grazie Enzo, grazie mille. Ricordiamo ovviamente Vincenzo Tavarilli, per chi non lo sapesse, ma in pochi ovviamente lo sanno, allenatore ed ex calciatore del Bari, e a fianco il mister del Monopoli Calcio, Massimiliano Tangoda. Ciao Massimo, ciao. Benvenuto e ben ritrovato. Grazie di aver accettato ovviamente il mio invito. Perfetto, ecco qua Massimo. Allora facciamo così, perché voglio mostrare subito, ovviamente entriamo nel vivo della trasmissione con le grafiche, quindi con le nuove grafiche del calcio che ci piace, quindi appunto voglio ringraziare ancora una volta Luca Luisi. Allora Lucio Costantini, se gentilmente mi mandi in onda le grafiche del turno appunto di Serie B, quindi iniziamo a parlare di quello che è accaduto ieri, perché si è giocato appunto ieri il campionato di Serie B. Loredana, a te per le grafiche del campionato appunto di Serie B, risultati e classifica. Allora, Pro Vercelli 0-1 contro il Novara, Vicenza 0-0 Crotone, Ascoli Pescara 3-1, Bari Virtus Lanciano 1-0, Cagliari 3-1 contro il Cesena, Como 1-1 Brescia, Livorno Avellino 1-1, Modena Latina 0-2, Perugia Virtus Entella 0-0, Salernitana Trapani 0-1, Spezia 1-0 contro la Ternana. Perfetto, benissimo. La classifica, gentilmente Lucio Costantini, eccola qua. Beh, è una classifica che vede finalmente il Bari recitare un ruolo protagonista. 14 punti, ha soltanto due lunghezze dal Cagliari, secondo posto in coabitazione con Crotone Spezia. Iniziamo il dibattito con mister Tavarilli. Allora Enzo, ieri è stata una partita ben giocata dal Bari, soprattutto contava vincere per dare quella famosa continuità che tanto è mancata nella scorsa stagione. Invece quest'anno il Bari è partito bene, terza vittoria consecutiva. Certo, ieri è stata una partita giocata anche bene, perché un po' si rimproverava Nicola per forse il non gioco, la squadra ha vinto queste ultime partite, ma ieri la squadra ha giocato molto bene, ha fatto una buona gara, secondo me studiata molto bene, perché anche il Lanciano ha avuto un atteggiamento molto attendeistico, cioè attendeva la squadra sempre nella loro metà campo. Hanno fatto una buona mezz'ora sotto l'aspetto difensivo bene il Lanciano, ma poi quando ha preso il gol è andato un po' in difficoltà. È andato in difficoltà perché non attaccava altro il Bari per recuperare, aspettava sempre la squadra nella metà campo. Qualche volta che sporadicamente faceva un pressing alto, diciamo, era un po' istintivo, singolo, diciamo, il pressing, si creava una voragine, perché i difensori del Lanciano, che erano macchinosi, un po' lenti, forse non avevano fiducia a portare sulla squadra, perché gli attaccanti del Bari sono molto veloci,
si creava una voragine dove il nostro centrocampo ha preso la maggiore, perché avevamo tre uomini in mezzo al campo con Donati, Rossina sono tre quarti. Sì, ecco le foto ufficiali nel frattempo del match proprio di ieri tra Bari e Lanciano, ovviamente foto realizzate da www.barinelpallone.it. Allora, Marino defendi. Marino De Fè, quindi in virtù di questo il Bari aveva una superiorità in campo, in mezzo al campo soprattutto. E poi c'era anche il Lanciano, quando si proponeva male sulla zona sinistra, perché non gli faceva una marcatura preventiva, ne parlavamo prima fuori studio, e in pratica si creava nella zona di Mammarella, si creava sempre degli spazi, e Rosina è andato 3-4 volte lì a pungere e a cercare anche di fare il secondo gol. Benissimo, subito quindi un po' anche di tattica. Ovviamente ieri Massimiliano Tangone è impegnato col suo Monopoli, ovviamente ne parleremo ampiamente nella seconda parte di trasmissione, però Massimiliano, che idea ti sei fatto di questo Bari? Una via di stagione davvero importante per i biancorossi. Sì, nonostante le difficoltà per aver comunque definito la rosa e la squadra nell'ultima settimana di mercato, quindi era anche prevedibile, insomma, un inizio un po' stentato, quindi bisogna dar tempo, ecco, anche fisiologico alla squadra, ai giocatori di conoscersi, e dunque anche così come in una precedente intervista avevo sottolineato una critica prematura nei confronti del lavoro che sta facendo Davide, quindi bisogna come sempre aspettare e avere pazienza, perché solo dopo le prime 10 giornate di campionato si può iniziare a dare, diciamo, un valore alle squadre e all'operato. La battuta ovviamente la dobbiamo fare, perché oggi ho tre allenatori, quindi abbiamo fatto proprio, come si dice, l'unplane. È chiaro che fare l'allenatore ha le proprie responsabilità. Ecco, come vive un allenatore quando succedono queste pressioni? Come un allenatore riesce a smaltirle? Tu ti sei trovato praticamente da dove era un progetto, ricordiamo, quello del Monopoli, della Serie D, ti sei trovato con responsabilità della Lega Pro. Come la stai vivendo e come la può vivere Davide Nicola, per esempio, dopo quel famoso 4-1 di Crotone? Ma a me personalmente stimola di più, e diciamo le pressioni secondo me fortificano anche, perché alla fine è una frase fatta, però la realtà è che l'allenatore vive comunque continuamente da solo ad affrontare tutte le varie situazioni e ad affrontare le proprie scelte, che sono dettate dalle proprie conoscenze, dalla propria testa. Pertanto si è sempre da soli, e quindi soprattutto nei momenti in cui non ci sono risultati, ecco, se un allenatore non ha la capacità e l'equilibrio di valutare tutte le varie situazioni, può facilmente andare in difficoltà. Invece, a mio parere, in quei momenti proprio deve venire fuori la propria personalità, il proprio carattere, che può fare la differenza. Benissimo, Massimiliano. Ricordo ancora Lucio Costantini, se gentilmente mi mandi in onda più volte, perché ovviamente dobbiamo ricordare più che altro ai nostri amici da casa qual è il nostro numero per interagire con in diretta, quindi il 391 48 26 524. Se me lo mandi più volte in sovraimpressione, in modo tale che poi Loredana, non appena arrivano messaggi, ovviamente ci puoi interviene, appunto, così li leggiamo e salutiamo i nostri amici telespettatori da casa. Ne approfitto per fare anche degli auguri speciali a un tifoso del Bari, un mio amico personale, Domenico Partipilo, e a sua moglie Matilde, è nato il piccolo Gabriele, quindi un altro tifoso biancorosso si aggiunge qui tra di noi, poi mi segue sempre, quindi ovviamente il calcio che ci piace, non poteva che non fare gli auguri del benvenuto al piccolo Gabriele. Diego, allora. Beh, io non so, sulle pressioni da allenatore chiedo, è chiaro che è veramente difficile come ruolo. Qui abbiamo la fortuna di avere mister Tavaridi, che è stato uno dei miei maestri nel periodo che abbiamo convissuto nel Bari, io nel settore giovanile un po' appreso da lui molto, con Massimiliano che c'è un rapporto affettivo e anche diciamo da atleta piuttosto che da allenatore, sei più giovane e questa è una tua ricchezza alla fine, no?
È chiaro che l'intensità, le emozioni giocano un po' nel ruolo di tecnico, però lì c'è la differenza un po' tra chi riesce a emergere o meno. Perché quando riesci a governare queste tensioni e a trasformare bene, come ha detto Massimiliano, in stimoli per gli atleti, è tutto grasso che cola e quindi è vantaggio che poi trasmetti agli atleti per riprendersi. Quindi una sconfitta anche di 4-1 può essere uno sprono per far meglio. Questa è la dimostrazione del Bari che con 3 gare successive ha reagito bene. E sottolineo la grande prestazione di ieri, come ha detto il mister Tavarini, perché è stata veramente ben giocata tatticamente, a mio modo di vedere. Lanciano è una squadra che ha dimostrato di essere una buona squadra, appunto la squadra classica che è venuta a fare la partita per ottenere il punto ovviamente al San Nicola, però una squadra comunque che mister D'Aversa, ecco, ha ben costruito anche l'anno scorso, si rilanciò da tanti anni in Serie B, un motivo ovviamente c'è, cioè, è una partita che aveva diverse insidie, quindi la bella vinta, seppur con sofferenza soprattutto nel finale, però è un motivo di grossa soddisfazione per gli uomini di Davide Nicola. Da ex difensore, una battuta con Massimiliano la voglio fare su un giocatore che il Bari ha voluto fortemente, che dice essere un difensore davvero che sta rispondendo alla grande. Ieri secondo me è stato il migliore in campo, soprattutto per quella proprio dimostrazione di sicurezza che ha dato proprio la difesa biancorossa. Sei d'accordo? Ma i giocatori con quell'esperienza di categoria devono mettere le loro capacità al servizio della squadra, quello che sta facendo di Cesare, e questo deve essere sicuramente un diciamo messaggio anche a tutti. Le squadre non sono e non fanno i risultati grazie solo ai singoli, ma grazie a ciò che ognuno dei giocatori poi mette in campo al servizio della squadra. Perfetto, allora io chiedo a Loredana, inizia ad arrivare qualche messaggino? Sì, vai. Un messaggio da parte di Nicola Frisullo, un messaggio rivolto agli ospiti in studio. Cosa pensano gli ospiti in studio a proposito del gioco del mister e se hanno riscontrato dei progressi in queste ultime giornate di campionato? Grazie. Allora, voglio far rispondere ovviamente al mister Tavarini. Allora, io credo di aver già risposto prima nella mia introduzione iniziale. Nicola in questo periodo ha dimostrato grandissimo equilibrio, un uomo di grande equilibrio, quindi non si è scomposto a questo tipo di critiche. Questo lo aiuta molto in un ambiente come quello nostro di Bari, che è molto caloroso, molto anche difficile nei momenti, diciamo, topici della stagione. Quindi lui ha avuto equilibrio e sta dando una sua identità alla squadra. Ieri ho detto, l'ho visto giocare bene, ha creato, ho visto, secondo me, dalla mia visione di partita, studiata bene l'avversario, è andato a colpirlo dove erano deboli, e soprattutto tra le linee, quando con un 4-4-2 sempre i giocatori tra le linee, vedi il gol, vedi Rosina che si accentrava, vedi anche De Luca, lì abbiamo creato grossi problemi a loro. Una cosa che vorrei dire io proprio in maniera, io percepisco nell'ambiente, percepisco qualcosa di positivo, lo dicevo anche in fiera che mi incontrai proprio con lui. Vincenzo, sì. Interrompo perché dalla regia mi comunicano che il gradito ospite in collegamento telefonico. Fa piacere lasciare la linea al presidente. Spazio al presidente. Sono ovviamente contentissimo di averlo, non avevo dubbi, perché è davvero sempre disponibilissimo. Il presidente della FC Bari, Gianluca Papadesta. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Buon pomeriggio Presidente, grazie davvero per questo collegamento con me in studio, ospite Vincenzo Tavarilli, appunto allenatore ex calciatore del Bari, Massimiliano Tangoda, oggi a rappresentare proprio la baresità, come si suol dire. Beh Presidente, prima di tutto grazie perché è la prima puntata della nuova stagione 2015-2016, finalmente siamo riusciti a partire anche noi, quindi davvero grazie per aver accettato veramente il mio invito e un bel lunedì, perché terza vittoria consecutiva, avanti così.
Innanzitutto saluto sia Vincenzo che Massimiliano per grazie, a cui grazie. Sono legato e stimo molto. E poi devo dire che cerchiamo di andare avanti passo dopo passo. Questa vittoria era sicuramente importante, anche se, come avevo già preannunciato, non era assolutamente scontata e facile. Infatti il capo poi ha detto che fino all'ultimo abbiamo dovuto soffrire, perché queste partite che sembrano sulla carta quelle più facili sono quelle che nascondono le maggiori insidie. Quindi cerchiamo di andare avanti e passo dopo passo. Era importante dare anche continuità, è una continuità di strisce di vittorie che finalmente stiamo inanellando, ed è un fatto assolutamente positivo. Presidente, una domanda comunque la volevo fare, ovviamente far fare da Vincenzo Tavarini a Massimiliano Tangoda. Vai Vincenzo. No, una domanda, che domanda dovrei fare? Io posso fare i complimenti, ci siamo incontrati in fiera e dicevo, stavo finendo il concetto, che percepisco un ambiente veramente positivissimo, diciamo. E facevo anche un confronto con la squadra di Conte. Quindi io una cosa da tecnico, da tifoso, da amico, se nel momento in cui la nostra squadra, che non secondo me dobbiamo fare sempre un gol in più degli altri, perché abbiamo le potenzialità offensive che sono eccezionali, quindi giocarcela veramente a viso aperto, se in certi momenti la squadra potrebbe anche usufruire di Sansone, di Rosina, perché sono giocatori eclettici che rientrano molto, quindi può capitare che anche in futuro, questo è diciamo un messaggio a Nicola, di osare anche nel momento in cui non si riesce a sbloccare la partita, di osare anche con tutte e quattro insieme gli attaccanti, che secondo me siamo ben coperti sia in difesa che a centrocampo. Era Presidente, questa. Cosa mi dice? Sì, Vincenzo è un tecnico di grande esperienza, quindi conosce bene le dinamiche di una squadra che sicuramente ha nel reparto offensivo una serie di giocatori che di grande importanza, che sono tutti pronti a poter entrare, sia alternarsi, sia giocare tutti quanti insieme per comunque dare una svolta alla partita. Abbiamo visto queste prime partite come addirittura nel momento dei cambi, i cambi si sono rivelati decisivi, non ieri perché per fortuna vincevamo già 1-0 e anche in quel caso i cambi sono stati appropriati anche per cercare di dare maggiore fluidità e mettere gente più fresca negli ultimi minuti. Quindi il campionato è lungo, quindi sicuramente una rosa così ampia può essere utilizzata sia in concomitanza uno con l'altro, sia in alternativa. Quindi poi l'allenatore dovrà scegliere i momenti più opportuni e le soluzioni di gioco migliori. Però sicuramente credo che avere a disposizione tutti questi calciatori che possono essere decisivi è un'opportunità che lo stesso mister Nicola più volte ha già apprezzato e ha già cercato di valorizzare al meglio. Battuta anche da Massimiliano Tangoda. Ciao Gianluca, niente, volevo soltanto appunto fare questa considerazione che in questo momento, dopo ecco, la sconfitta di Crotone, secondo me ha fatto bene, hai fatto bene anzi a tenere a mantenere l'equilibrio, e non perché facilmente dopo un risultato negativo si può cambiare idea e si possono cambiare giudizi. Invece, come dicevo anche tempo fa, diciamo, per le difficoltà iniziali e fisiologiche che poteva incontrare la squadra, si doveva comunque dare tempo e avere pazienza, e quindi questi ultimi risultati ti stanno dando ragione, perché purtroppo Bari, uso il termine purtroppo, e vive di questi alti e bassi, invece l'equilibrio secondo me è sempre la medicina giusta. Sì, infatti Massimiliano, sono d'accordo con te, anche perché non bisogna facilmente saltarsi neppure deprimersi altrettanto velocemente, perché qui, come sappiamo, Bari è una piazza importante che vive di entusiasmo, e quindi
bisogna rimanere sempre con i piedi per terra e cercare soprattutto di costruire un progetto e poi andare avanti con questo progetto tecnico importante, dando anche tempo all'allenatore, ai giocatori che sono arrivati di recepire al meglio le indicazioni del tecnico e quindi di fare il loro meglio. Tra l'altro faccio i complimenti anche a Massimiliano, perché nonostante la sconfitta per evento di misura contro una delle favorite, lo seguo sempre con molto affetto e vedo che il Monopoli sta andando come matricola molto bene, quindi gli auguro ogni bene sia a lui che a Vincenzo. Io purtroppo vi devo lasciare, vi saluto con... Grazie Presidente, grazie mille. Ci sentiamo presto. Ciao, perfetto, grazie. Grazie quindi al presidente dell'FC Bari Gianluca Papadesta, ha tenuto, come si suol dire, a battesimo questa prima puntata del Calcio che ci piace, lo ringrazio davvero personalmente. Ha dato anche degli spunti importanti. Volevo fargli una domanda perché c'è ovviamente la prossima partita è la trasferta di Terni. Ed è una trasferta che è a rischio, tipo quello che è successo a Latina. Quindi volevo sapere un po' dal Presidente se ci sono novità in tal merito, perché sui social network oggi vedevo un po' già di fermento, se così si può dire. Vincenzo comunque ha dato degli spunti importanti, chiaramente visibilmente soddisfatto per la vittoria ieri con il Lanciano, ha detto giustamente è una partita che sulla carta ovviamente vedeva il Bari favorito, ma poi il campo ovviamente è quello che decreta. Il Lanciano, ripeto, abbiamo già detto prima, ha fatto la sua onesta figura e ora veramente, ecco, proiettiamoci già sabato prossimo, perché la Ternana è vero che è ultima in classifica, però è una squadra che solitamente è un campo ostico, quello di Terni. Certo, è un campo ostico e diciamo è una squadra che ha perso anche dei punti anche in maniera un po' rocambolesca. È sicuramente un avversario difficile, però adesso il Bari sta trovando una sua dimensione e sono convinto che ancora di più anche il reparto difensivo sta sempre migliorando, già non prendere gol dà sempre fiducia, quindi io chiaramente il messaggio che davo è sicuramente in prospettiva perché chiaramente si può anche osare a giocare con i quattro là davanti, però dico nel futuro può capitare una partita che bisogna rimediare e quindi mettere anche l'alternativa in più offensiva, ecco, questo era. Dovete dare messaggi? Sì, allora, per gli ospiti in studio, messaggio da Francesco D'Agostino: come giudicate la prestazione di Maniero? Non segna da ormai troppe partite. Mister. Io. Sì, giustamente. E ti guardavo, giustamente. Qua ho termista, oggi mi dimentico che ho la bellezza di termista. Allora, facciamo così, risponde Massimiliano e poi facciamo un po' di tattica a lavagna con mister Diego Marzulli. Sì, spesso è facile giudicare l'attaccante, non fa gol e magari non sta facendo bene. Invece magari bisognerebbe valutare le prestazioni. Probabilmente in queste ultime partite ha giocato e lavorato più per la squadra e quindi si è trovato meno lucido in zona gol, e questo purtroppo tante persone che non vivono il calcio in un certo modo non le capiscono. Sorrido perché mi hai lanciato un assist. Allora Diego, se ti vuoi alzare, mostriamo anche la novità stagionale del calcio che ci piace, quindi con questa parte tecnico-tattica che ovviamente tu curerai ogni lunedì e venerdì qui appunto al calcio che ci piace. Allora, l'assist qual è? Perché è vero che Maniero non sta segnando, però ieri ha fatto un gran bell'assist sul gol di Mariano. Intanto, appunto, al di là dell'assist, il contributo che lui dona al reparto sia della mediana sia difensivo, perché non scordiamo anche negli angoli
contro, lui andava a recuperare palla lì, quindi è un ragazzo che sta facendo bene. Poi è chiaro che manca il gol, ma ben venga il Vagliani di turno che ci fa quella prestazione con quel bel gol. Quindi non ha importanza il gol del bomber. Cosa ne hai preparato, Diego, quest'oggi? Allora, invece quello che io voglio evidenziare è un po' quello che come concetto che ha espresso mister Tavarilli all'inizio trasmissione, cioè al di là dei moduli tattici iniziali, no? Dove avevamo il Lanciano ovviamente e qui il Lanciano, e il Bari lo mettiamo qui così, non ci sono colori diciamo in particolare. Allora, al di là dello schieramento iniziale del 4-4-1-1 Lanciano e noi che abbiamo un po' modificato il nostro assetto in 4-3-3 storico un po', no? Negli anni passati qui a Bari, quello che a me è piaciuto molto in questa gara è stata la maturità di non andare nelle profondità sempre come avveniva un po' all'inizio, con la fretta, ecco, con la foga, ma soprattutto giocare sulle fasce. Ci sono state, e questo ecco perché dicevo, sono d'accordo con mister Tavarilli, giocare sulle fasce come è successo a Rosina nella gara di ieri, dove il suo contributo è stato importante per aprire gli spazi che poi può nascere l'assist di Maniero e il gol di Vagliani. Ma quindi cosa è successo ieri in particolar modo? Che tutto il reparto non andava a creare la profondità che è il gioco che noi sappiamo mister Nicola ama diciamo nella sua convinzione assoluta, ma addirittura con un gioco diciamo di reparti anche collegati aprire gli spazi per le ripartenze che diceva mister Tavarilli. Quindi ieri siamo stati bravi in questo. L'1-0. Posso interrompere un secondo? Perché ci vuole fare una domanda. Poi c'è poi tanto, sai che si vuole. Sì, è chiaro, perché appunto ne voglio approfittare, perché questa è la novità di quest'anno. Voglio appunto parlare proprio nello specifico. Sì. Tanti tifosi del Bari mi hanno anche mandato 6 messaggi. Sì. Chiedono come mai il Bari non ha un gioco diciamo sulle fasce. Perché per esempio non arrivano i palloni. È smentito, perché ieri c'è stato sia Rosina che in 2-3 occasioni, sono 3 nette, sia Del Grosso a sinistra che hanno fatto le loro azioni e hanno dimostrato che il gioco delle fasce funziona. Certo, se si aspetta in 90 minuti 40 azioni sulle fasce, è impossibile, vuol dire che non abbiamo gli avversari. Cioè nel gioco di ieri dove il Lanciano era ben disposto con i 4 centrali, trovare gli spazi sulle fasce era un po' difficile. Ecco perché l'idea di mister Davide di giocare un po' anche la palla indietro, in modo che gli avversari venissero in profondità e contrattaccavamo con Rosina, che in un'occasione, non scordiamo, è andato un po' sotto di fiato e forse lì faceva anche gol. Benissimo, poi riprendiamo anche con la lavagna, quindi con la parte tattica, qui appunto è il calcio che ci piace. Beh, Loredana, ancora messaggi. Da Luca Luisi, per Tangorra e Tavarilli, cosa pensano della prestazione di Rosina? Se è giusto vederlo in campo 90 minuti e invece di inserirlo come fattore sorpresa nel secondo tempo? Vincenzo. L'ho detto già prima, è un giocatore importante, di grandi qualità e che può dare quel tasso tecnico e qualitativo proprio come, anche come rifinitore. Soprattutto una partita come ieri dove è stato bravo tra le linee a creare la superiorità numerica, lui è molto bravo poi sia a dribblare, a cercare l'uno contro uno, ma è bravo anche a fare assist, quindi è un giocatore come meriterebbe Sansone, come merita diciamo lo stesso De Luca di giocare, però è chiaro che sono ottimi giocatori tutti, però Rosina ha quel qualcosa in più di fantasia che potrebbe innescare questi attaccanti di valore che ha il Bari. Benissimo, vai. Tre giocatori avversari, no? Spesso, quindi certo. Ci dava questo vantaggio. No, ma lui è stato bravo, secondo me la chiave di lettura anche di Nicola, suo staff, nel vedere proprio la partita, nel momento in cui attaccavano gli esterni, lo dicevo loro,
con Mammarella, non avevano una predisposizione preventiva nel momento in cui perdeva palla Mammarella già ad essere posizionati. Invece il Bari, nel momento in cui stoppava l'azione di Mammarella, li attaccava in quello spazio e il centrale di difesa usciva, non usciva, e quindi arrivava in aria quasi Rosina. Quindi è successo per ben 3-4 volte che il Bari poteva far gol. Allora, però gli assist arriveranno per Maniero, che è un gran giocatore. Volevo fare una domanda io ai due mister. Come valutate voi, e questo è anche un complimento un po' alla società indirettamente, lo schieramento di ieri del Bari, al di là del modulo tattico individuale, le scelte anche dell'allenatore, quelle noi non le possiamo mai discutere, perché sappiamo bene che solo chi lavora 7 giorni su 7 può decidere talune indicazioni, ma quello che mi ha colpito ieri è lo schieramento iniziale, tutti italiani, le sostituzioni 3 italiani, quindi voglio dire, è una cosa che forse un po' per spirito patriottico, ma un po', Vincenzo, perché con te tanti anni nel settore giovanile del Bari abbiamo visto dei ragazzi crescere, quindi un po' un orgoglio per me vedere un po'. Ecco, voi come tecnici, come allenatori professionisti, cioè cosa vedete? C'è materiale ancora in Italia? Questa era la mia domanda un po' provocatoria. Beh, Massimiliano ovviamente ha a che fare con ragazzi ovviamente anche più giovani, quindi ovviamente, quindi sono sicuro che la risposta è un sì. Io per mia natura non sto a guardare né la carta d'identità né la nazionalità. Se un calciatore è bravo e ha 16 anni, non vedo perché non possa giocare titolare in Serie B o in Serie A. E questo il passato l'ha anche dimostrato con insomma, i vari Maldini che hanno esordito, Mancini hanno esordito a 16 anni. E, secondo me il materiale giovanile in Italia è sempre valido, secondo me è meno valido, sono meno validi gli insegnanti. Ancora domande, quindi Loredana, ricordiamo ancora una volta il nostro contatto, quindi per interagire con noi in diretta qui al Calcio che ci piace, quindi numero WhatsApp 391-4826-524, potete inviare le vostre domande a questo numero su WhatsApp, interagire con noi e con gli ospiti in studio. Benissimo Loredana, allora altre domande abbiamo? Allora, sì. Dicono da casa, ciao Lori, complimenti a tutti. Dove collochereste Boateng in questo modulo? Giuseppe da Irsina, provincia di Matera. Oh, bene, mi fa molto piacere che ci segua ovviamente anche fuori Puglia. Boateng effettivamente fino a questo momento ha giocato poco, però sono convinto che sarà utile anche il... Ricordiamo che Boateng è un nazionale under 21. Certo. Boateng è a pari degli altri e quindi è questo che fortifica un po' questo gruppo, questa squadra, perché diciamo che hanno due squadre assemblate, quella un pochettino più esperta e quella un pochettino più giovane. Quindi questo diciamo, concatenarsi con questi giocatori sicuramente darà questa grandissima forza al Bari di poter andare per risultati prestigiosi. Benissimo. E quindi sono convinto che Boateng troverà il suo spazio anche lui. Facciamo un attimo così però, perché il calcio che ci piace dà sempre spazio ovviamente al calcio di Serie D, al calcio ovviamente della nostra provincia. Quindi voglio partire con le grafiche ovviamente del campionato appunto di Lega Pro, quindi con parliamo un po' anche ovviamente del Monopoli, con Massimiliano Tangora ovviamente graditissimo ospite quest'oggi in studio con me. Allora Loredana, chiedo a Lucio Costantini di mandare le grafiche del campionato di Lega Pro, eccole qua, perfetto, quindi risultati e classifica dell'ultimo turno. Risultati e classifica della Lega Pro gruppo C, Lupa Castelli Romani 2-1 contro Paganese, Ischia 1-0 Melfi, Agragas 0-2 contro Landria, Catania Catanzaro 4-1, Foggia Lecce 4-0, Messina Matera 2-1, Benevento Monopoli 2-1, Cosenza Calcio 2-1 contro la Sernia, Martina Franca su Juve Stabia 2-0. Perfetto, la classifica, eccola qua, ecco, fa davvero, forse c'è un errore sulla Fidelissandria, giusto? C'è un errore su tutto, a 7 punti il Monopoli. Sì, infatti c'è un errore, sì, ho visto, Lucio, gentilmente, c'è un errore sulla
sulla grafica forse me sono le partite giocate quelle. Sì, forse c'è un errore evidentemente sulla grafica, non riesco a vedere bene sul monitor. Vabbè, Lucio, andiamo avanti. Evidentemente c'è stato un errore sulla grafica, ma parliamo ovviamente del Monopoli. Beh, Gianluca Papalesta, prima in collegato telefonico, ha fatto i doverosi complimenti al mister del Monopoli Massimiliano Tangoda, perché Massimiliano ha preso una squadra che doveva essere quest'anno costruita per la Serie D, non dimentichiamocelo mai. Il Monopoli è stato ripescato quest'estate, è stata costruita una squadra, come si suol dire, di fretta e furia. Ricordiamo, il Monopoli ha fatto in fondo solo una vera amichevole contro, come si suol dire, uno sparring partner, che proprio con il Bari, dove ero presente io al Veneziani. Il resto sono state più che altro partite contro squadre di eccellenza e di Serie D. C'è stato un impatto così davvero diretto con il campionato di Lega Pro. Beh, che impatto è alla tua prima esperienza, Massimiliano, trovarsi su una panchina come quella del Monopoli, una panchina prestigiosa, una panchina importante, un pubblico anche a Monopoli molto caldo, da sempre siamo anche molto seguiti da Monopoli, beh, però sta andando non bene, benissimo. Sì, fortunatamente è un ambiente che conosco e quindi da questo punto di vista mi ha sicuramente agevolato. Lo scotto che era in preventivo da pagare, chiaramente quello, come hai detto tu, di non aver avuto un confronto prima né con partite di Coppa Italia né con squadre di pari categoria. Pertanto ci siamo trovati catapultati in questo Tour de Force, perché abbiamo giocato ieri la sesta partita, ma in appena 3 settimane. Queste sono le bellissime immagini del match che il Monopoli ha vinto contro il Martina, in un'atmosfera davvero unica al Veneziani, davvero una serata magica quella vissuta appunto per il Monopoli. Ha vinto il derby contro la squadra del Martina per 1-0. Lo so che un mister non fa mai cenno sui singoli, però davvero questo Gambino è stato davvero un attaccante che la società ha regalato al team appunto da te guidato. Beh, un attaccante di assoluta categoria, ecco, un ragazzo che secondo me farà molto molto bene, sarà probabilmente il valore aggiunto per il Monopoli quest'anno. Sì, Gambino è un giocatore importante per noi come croce, tra l'altro che sta facendo anche lui molto bene, molto ha segnato bene anche ieri, gli è stato annullato un altro gol, sono il nostro terminale offensivo e chiaramente però, ripeto, rilacciandomi al discorso di prima, io sono molto contento e sereno per quello che la squadra sta offrendo e sta dando come prestazioni, e su questa strada noi dobbiamo continuare senza alcun timore, perché nonostante il noviziato, nonostante l'inesperienza della categoria, secondo me stiamo facendo un buon campionato. Assolutamente. Lucio Costantini, se abbiamo anche un po' di immagini del Monopoli da poter mandare in onda, gentilmente se poi me le mandi appunto in onda, beh, voglio far intervenire Diego Marzulli, ovviamente mister Tavarin, in questo dibattito legato al Monopoli. Eccole qua. Allora, Diego, conosci perfettamente il campionato di Lega Pro. Abbiamo visto i risultati, Pia Loredana ce l'ha detto. Io voglio fare una doverosa citazione sul match ieri, perché ieri c'era un derby in Puglia, quello tra Foggia e Lecce. Ricordiamo che il Bari rappresenta a livello pugliese la Serie B soltanto, ma quest'anno la Lega Pro ha davvero tante squadre pugliesi. Dobbiamo citare ovviamente un super derby, quello di ieri, che vede la rinascita del Foggia di De Zerbi. Ha vinto ben 4-0 con Lecce, una debacle per questo Lecce che invece era una delle cosiddette candidate invece per recitare un ruolo da protagonista nel campionato appunto di Lega Pro. Beh, sicuramente, come spesso accade, no? Sulla carta tutti sono vincitori, ma poi è il campo quello che dà ragione. Però devo sempre considerare che se un allenatore dispone di una rosa, come vuol dire, degna di quel campionato, appunto in questo caso della Lega Pro, e lavora bene, i frutti sicuramente si raccolgono. Quindi non guardiamo la prestazione singola di ieri, può essere anche un aspetto
semplicemente mentale, cioè dei ragazzi un po' ecco, non determinati al punto giusto, e non perché non hanno spessore tecnico o valore da un punto di vista anche individuale. Credo che anche il Lecce onorerà la propria maglia, anche perché noi auspichiamo un derby in Serie B, anzi in Serie A, tra Lecce e Foggia e Bari, insomma, sarebbe magnifico. Ritornare però, quando appunto tutte le squadre pugliesi hanno giocato, ricordiamo, nei campionati, come si suol dire, che contano. Quindi poi, l'augurio ovviamente anche che queste piazze così importanti davvero possano tornare in auge, perché davvero la Puglia lo merita, ricordiamo insomma che è fondamentale che tutto il movimento pugliese possa salire. Beh, questo è il gol di Gambino appunto che prima proprio citato, stiamo vedendo appunto le immagini appunto di Monopoli, Martina Franca, l'ultimo match giocato al Veneziani in casa, ultime due trasferte sfortunate, il recupero con l'Acra grazie alla partita di Benevento, però c'è da dire che un inizio di stagione dove il tuo Monopoli Massimiliano ha affrontato Catania, Acragas e Benevento, sono arrivate però poi le vittorie nei match appunto che contavano, tipo appunto con il Martina, è stato molto importante non solo per i tre punti, ma perché è un derby anche molto sentito in città. Sì, ma il nostro campionato è quello, non sbagliare i sconti diretti col Messina la prima, anche se vincevamo al 92esimo, abbiamo preso gol nei minuti di recupero. E l'abbiamo pareggiata, gli altri due con la Lupa Castelli e col Martina abbiamo vinti, quindi il nostro campionato è quello, pertanto bisogna mantenere sempre, come dicevo anche prima, l'equilibrio e non farsi trascinare dal momento e dal risultato. Anche ieri secondo me abbiamo disputato un'ottima prestazione di fronte, anche se era in inferiorità numerica. Il Benevento è una squadra attrezzata sicuramente per vincere il campionato e non siamo stati assolutamente inferiori, e questo ci deve dare ancora più forza e convinzione che siamo sulla strada giusta. Però peccato, perché proprio alla fine è arrivato il gol del Benevento che ha decretato appunto la vittoria della squadra campana, un po' di rammarico ovviamente c'è, cioè, perché è un punto che sarebbe stato non prezioso di più. Ma togli un po', mettici un bel po', perché il terzo diciamo risultato che ci sfugge nei minuti di recupero, quindi questo non è più una coincidenza, è sicuramente un fattore su cui sicuramente lavorerò insieme alla squadra per cercare di evitare, perché alla fin fine, se in effetti andiamo a considerare esclusivamente le prestazioni, fino al 91esimo noi in questo momento avremmo avuto 4 punti in più e quindi avremmo considerato e valutato un altro tipo di classifica e avremmo parlato di tutt'altro. Doverosa citazione per la Fidelis Andria con Vincenzo Tavaglia e Diego Marzulli, perché la Fidelis ha vinto nuovamente e guida il campionato di Lega Pro con grandissimo merito. È andata a vincere ieri sul campo dell'Agrigento, che tornava a giocare quindi l'Acragas, appunto l'Agrigento, tornava a giocare nel suo stadio dopo tanti anni, ha rovinato la festa ovviamente alla squadra siciliana, ha conquistato 3 punti davvero preziosissimi, ma con un gol splendido del nostro Nicola Stambelli. Davvero, che gol, Enzo, non so se l'hai visto, ha fatto un gol bellissimo, un sinistro sotto l'incrocio, davvero, davvero un gran bel gol. Fa piacere, perché chiaramente Nicola è un ragazzo che ho lanciato io nella primavera, ancora prima, più giovane dell'età, diciamo, che poteva giocare in primavera. E fa piacere per l'Andria, che si è organizzata bene, una nuova società con gente di spessore in società, vedi il presidente Doronzo, insomma hanno creato veramente una bella realtà. Enzo, è bello, sai cosa? Che oltre all'FC Bari appunto di Gianluca Papadesta, proprio il Monopoli e la Fidelis Andria, che rappresentano il sud e il nord di Bari, sono rappresentati da imprenditori baresi. A Monopoli c'è il presidente Vincenzo Mastonardi, ha detto giustamente bene, la Fidelis Andria c'è Montemurro, quindi è chiaro che
avere queste due piazze così importanti ed essere appunto legate appunto al nostro territorio di Bari è davvero qualcosa di importante. Facciamo così, però andiamo ancora con le altre grafiche. Lucio Costantini, il campionato di Serie D. Loredana, sei pronta? Poi abbiamo altri messaggi? Sì, ci sono. Okay. Allora facciamo così, completiamo quindi ovviamente il quadro dedicato quindi al campionato, quindi abbiamo fatto la Lega Pro, andiamo con il campionato di Serie D. Lucio Costantini, vai con le grafiche. Allora, Serie D, settima giornata, gruppo H, Biceglie, Francavilla 1-0, Manfredonia, Pomigliano 2-4, FC Turris, Nardò 1-3, Virtus, Francavilla, Marcianise 3-2. Gallipoli Fondi 1-5, Isola Liri Potenza 1-1, Picerno Bellegra 2-2, San Severo Aprilia 5-1, Torre Cuso Taranto 2-2. La classifica, eccola qui. Allora, il Nardò ha conquistato la vetta, quindi ha superato il Taranto, visto il pareggio appunto della squadra ionica, quindi il Nardò, dove sta giocando il mio amico Michele Lanzillotta, ricordiamo anche ex Monopoli, quindi sono davvero contento per lui. Un'altra squadra, ecco, il Nardò. Complimenti anche al mister, che è Ragno, che è bravissimo, molto Nardò, bravo anche lui, molto bravo, e sarà anche lui gradito ospite in questa lunga stagione del calcio che ci piace. Il Taranto ovviamente quest'anno deve cercare di ottenere la promozione, perché dopo tanti anni il Taranto cerca ovviamente di salire, però deve far conti davvero con questo Nardò che si sta confermando ai vertici del campionato. E poi occhio a queste due realtà, Francavilla e Virtus Francavilla, che sono altre due squadre ben costruite. Fa un certo effetto vedere poi nei bassi fondi il Gallipoli. Ricordiamo che solo pochi anni fa il Gallipoli ha giocato anche la Serie B. Diego? Infatti era il dato che volevo sottolineare anch'io, perché al di là del Taranto, che abbiamo detto che ci auguriamo quanto prima di vederla a campionati superiori, quindi come gli compete, ma vedere questo Gallipoli che lì sotto dispiace sicuramente denota appunto il momento delicato che conosciamo. Però al di là di questo, complimenti al Nardò, perché sta costruendo un bel campionato. Il mister, in effetti, conosciamo già da anni, e anche poi quando hai dato l'indicazione di Michele Lanzillotta, è un altro dei ragazzi che mister Tavarini ha tenuto a battesimo, quindi lo salutiamo anche a Michele. Il bello del calcio che ci piace è che è tutto in famiglia, questo è il bello del calcio che ci piace. Allora, ci ritroviamo tutti, no? E quello è il bello. Loredana Capolizzi, ancora domande dai nostri amici da casa. Sì, domande da Serraruccio, da Modugno. Volevo sapere degli ospiti in studio cosa ne pensano della staffetta tra Contini e Rada. Per me Rada è più ordinato e più in forma di Contini, almeno in questo momento della stagione. Domanda bella, secca questa del nostro amico da casa, che saluto, lo conosco anche bene. Una domanda piccante, effettivamente. Sono due giocatori di spessore, diciamo. Contini è un giocatore esperto, molto bravo, viene dalla squalifica, che diciamo un pochettino ieri è stato bravo, ha fatto una buona partita, ha fatto un errore su un'azione per quanto riguarda quando potevano anche loro soffrire di un rigore, che c'era un rigore a netto anche a noi del Bari. E Rada, secondo me, in prospettiva è un giocatore che può percorre anche platee, può crescere tanto, platee anche importanti. Sì, diciamo, ricordiamo comunque che è uno dei pochi giocatori del Bari con esperienza comunque internazionale, avendo giocato comunque anche addirittura la Champions League con lo Steaua Bucarest. Allora, Loredana, ancora domande? Sì, ci sono domande per gli ospiti nello studio da Gianni Cili, un carissimo tuo amico Marcello, che ti saluta. Lo ringrazio, ciao Gianni, ciao. Che ne pensate del gruppo che si è creato nella Bari col mix di giovani ed esperienza? Complimenti per la trasmissione, un abbraccio Marcello. Vai con altre domande, così sentiamo un po' di amici da casa, così allora, poi facciamo un sunto. Grazie. Analizza Loseto, visto che i numeri dicono che il mister Nicola è partito meglio di Conte e ha avuto lo stesso sprint iniziale dell'anno che portò il Livorno in A, quali sono le vostre aspettative e quali come valutate l'operato di mister Nicola? Benissimo, allora chi vuole rispondere su queste due belle domande? Io, vai Diego.
ma semplicemente per spegnere subito un po' quella tensione sempre contro i mister. Cioè, io ringrazio ancora una volta il presidente che ha dato quella serenità all'allenatore, a tutti gli atleti, perché davanti a un singolo risultato non si può parlare negativamente di un allenatore non conoscendo quali sono i suoi lavori, soprattutto durante la settimana. E ripeto, la presenza in campo della domenica o del sabato, in base a come, quando si gioca, da parte dell'allenatore, è frutto di un'analisi profonda di una settimana, che poi non è solo lui, ci sono tutti i suoi collaboratori tecnici che gli danno una mano a guardare quei lati oscuri che, con tutto il rispetto per la nostra telespettatrice, ma parlo di me, io di qua non posso notare. Quindi io sono contento del lavoro che sta facendo, perché lo sta dimostrando e nel tempo dimostrerà ancora meglio. Fermo restando che sono sempre stato anche un fan di Conte, cioè voglio dire, non è che parlo di uno, per me siamo tutti bravi, poi il campo dà le giuste ragioni. Benissimo Diego, allora gli ultimi minuti di trasmissione voglio ovviamente parlare anche un po' del lavoro che fa ovviamente Vincenzo Tavadilli, un po' disoccupato di lusso, beh dai, a parte tutto, quali sono i prossimi progetti ovviamente? Ah, no, i progetti, voi come sapete, diciamo che stavo con Torrente e quindi non l'ho seguito a Salerno perché la società ha imposto il proprio staff, quindi sono rimasto un po' spiazzato su questo, però chiaramente adesso mi sto dedicando alla scuola calcio di mia figlia, che tra l'altro è affiliata al Bari, quindi sto dando una mano a lei in attesa di qualche chiamata di lavoro, qualche opportunità di lavoro. Benissimo, benissimo. Davvero te lo auguriamo, ma grazie. Non penso ci siano grossi problemi per un nome... Ma non per un nome, proprio per quello che è Vincenzo Tavadilli, soprattutto per quello che rappresenta. Beh, un messaggio ovviamente ai tifosi del Bari che davvero ti seguono sempre davvero con tanto affetto. Grazie, grazie a tutti. Allora, invece con Massimo Tangoda invece l'augurio che vuoi, magari con un messaggio ai tifosi del Monopoli, qui che lanci oggi dai nostri studi di Fly TV qui al Calcio Che Ci Piace, l'hai detto più volte, un obiettivo ovviamente dichiarato è quello della salvezza, la salvezza magari da conquistare il prima possibile senza troppi affanni, ecco, quello è l'augurio forse, e chissà perché, togliersi qualche soddisfazione o è troppo... No, io dall'inizio del campionato con la squadra e con tutti gli addetti ai lavori sto... E ho impostato un campionato su giocando partita per partita, non possiamo permetterci né di fare tabelle né di fare programmi a lunga scadenza, che poi anche noi allenatori siamo sempre legati anche, e purtroppo dico, ai risultati. E l'unico augurio che faccio, anzi diciamo il messaggio che mando a tutti i tifosi del Monopoli è di stare veramente molto più vicini alla squadra, perché è una squadra giovane che ha bisogno soprattutto in casa del loro sostegno, perché anche grazie a loro sicuramente si potrà raggiungere, ecco, l'obiettivo che tutti alla fine abbiamo in testa. Benissimo, davvero un grosso in bocca al lupo Massimiliano, e grazie. Faccio anch'io in diretta un grosso in bocca al lupo, grazie, proprio con affetto a Massimiliano, perché Massimiliano, so questa sua nuova esperienza. Le ambizioni sono maggiori di una salvezza. Beh, speriamo davvero, io davvero faccio davvero un in bocca al lupo e davvero grazie per aver accettato il mio invito per questa prima puntata stagionale 2015-2016 del Calcio Che Ci Piace. Beh, spero vi sia ovviamente piaciuta la trasmissione, una trasmissione che abbiamo fatto tutto ad un fiato quest'oggi, ancora dobbiamo limare ovviamente alcune cosette, ma ovviamente il bello della dieta soprattutto è questo. Davvero, Loredana, quanti messaggi?
messaggi addirittura dalla Carlotta, zio Vincenzo. Ciao zio Vincenzo, sono Carlotta, un saluto alla tua famiglia, salutalo dalla famiglia Tavarini. Ciao, bellissimo, grazie, bello, bello, grazie. Questo noi dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Volevo davvero velocemente ringraziare tutti voi che ci avete seguito in diretta per questa prima puntata, ringraziare davvero di cuore il presidente della FC Bari Gianluca Papalesta per essere stato con me in collegamento telefonico quest'oggi, Vincenzo Tavarini, Massimo Tangora, Diego Marzulli, Loredana Capolizzi, che ovviamente fanno parte per tutta la stagione del calcio che ci piace, Enrico Presicci e Lucio Costantini per la parte ovviamente tecnica. Ancora auguri di cuore al nostro regista e i nostri sponsor, davvero senza di loro noi non siamo nulla, quindi grazie di cuore a Quick Move, Traslochi, Noleggio Autoscale. Ricordo il sito web www.quickmove.it, l'Hotel Gabbiano a Mola di Bari, ricordo il sito web www.hotelgabbiano.biz e il Portico dei Fiori di Francesco Smaldino, creazioni floriali per matrimoni esclusivi, www.ilporticodeifiori.it. E no, da venerdì prossimo poi si aggiunge, possiamo anche già pronunciare, Jobs Time, servizi di pronto intervento, impiantistica ed idroelettrica, con il numero di telefono 345 11 26 216. Ovviamente poi da venerdì tutti gli sponsor saranno anche maggiormente collocati, avremo anche una pausa pubblicità per ovviamente rifiatare e fare, quindi dividere le due parti, che invece quest'oggi siamo andati tutto d'un fiato. Quindi davvero grazie di cuore, ricordo sempre la replica stasera in prima serata alle ore 21 qui su Fly TV canale 218 del Digitale Terrestre, e la diretta streaming come sempre www.barinelpallone.it. Ci vediamo quindi venerdì, grazie di cuore, viva il calcio che ci piace, alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci.